Eccomi qua in questa splendida giornata con i miei Asador de la Cruz, in cui vado a realizzare un taglio poco nobile di carne della spalla, quindi il cappello del prete, che le andiamo a togliere la vena centrale per farlo diventare la cosiddetta flat iron steak, che andiamo a cuocere quindi un po' rapidamente per grigliarlo fuori, lasciarlo ancora rosato dentro e accompagnarlo con una crema di melanzane affumicate che anche loro le ho cotte al cartoccio nel braciele dell'Asador. Andiamo! Questa si chiama flat iron steak, cioè da un taglio come il cappello del prete, questo è il taglio intero come il cappello del prete, che è un taglio che normalmente viene fatto brasato o arrosto per 5 ore di cottura. Se le andiamo a togliere questa vena centrale qui, questa qui, che è ricca di tessuto connettivo e quella che prolunga la cottura, diventa una bistecca da mangiare al sangue, quindi o comunque cottura rosa all'interno. Quindi io l'ho tagliato a metà, giusto perché non lo voglio fare troppo grande, tagliato a metà, poi potete farla anche intera, e andiamo a seguire la parte della vena così e piano piano gliela togliamo tutta, creando appunto due bisteccone piatte. E da lì il nome flat iron steak. Questa parte qua è incredibile come trasformiamo un taglio della spalla che normalmente viene utilizzato per fare le cotture lunghe, brasate, diventa poi un taglio nobile, come appunto se fosse paragonato a un filetto. Così, e proprio togliamola proprio, va tolta del tutto. Perché se la lasciamo in cottura, lei si contrae e fa irrigidire tutto il pezzo di carne. Quindi stiamo trasformando un taglio, diciamo, poco nobile in un taglio nobile. Quindi sostituisce poi un sottofiletto, sostituisce una fiorentina, ovviamente sono due cose diverse, però va a far parte di quel tipo di cottura lì. Eccola lì, perché è flat iron steak, no? Sottile e piatta. Adesso la condisco con un mix di tre pepi, quattro pepi, io l'ho chiamata i tre pepi, in realtà qua ce ne sono anche più di tre, c'è il pepe vaniglia, c'è il pepe nero, c'è il pepe di Sichuan, c'è il pepe bianco, ci sono tanti tipi di pepe, scegliete un pochettino voi quello che più vi piace e andiamo a pestarli con il mortaio. Bene, il mix di pepe è fatto, teglietta, un bel giro d'olio per far attaccare tutti questi pepi che abbiamo messo, le quattro nostre flat iron steak che abbiamo preparato, il pepe generoso e il sale. E con questa roba andiamo a fare un bel massaggio. Andiamo a far attaccare tutto il pepe alla carne per poi andarla a mettere nello spiego. Voilà, e questo è il risultato. Bene, andiamo a inforcarle nella parte piatta. Questo spiedo così, di questa bisteccone, le andiamo a mettere a cuocere, per ovviamente questo è un taglio che va rosa dentro, quindi deve essere cotto con molta velocità. Qui sotto alla base allargo leggermente in modo tale da tenerla bella ferma e dritta, così. Questa è la nostra bisteccona, praticamente sono quattro pezzi, ma è come se fosse diventata una cosa unica. E ovviamente adesso abbassiamoci e arrostiamola da una parte e dall'altra, perché questo si può poi girare semplicemente facendo questo gesto qua, si preme e si gira e si ributta giù. Quindi questo sarà il movimento rotatorio che le andremo a fare quando sarà ora. Per la flat iron steak faremo un contorno di una crema di melanzane leggermente affumicata, perché viene cotta appunto sulle braci. Le melanzane verranno cotte con la carta stagnola direttamente sulla brace per poi essere tagliate a metà, bucherellatele un pochettino con un coltello la pelle per far fuoriuscire un po' il vapore, poi l'avvolgete nella carta stagnola e la mettiamo nella brace. Una volta cotta la tagliamo a metà, ricaviamo la polpa e la polpa la andiamo a tritare insieme a un po' di olio extravergine d'oliva, sale, pepe, un po' di pepe affumicato, ecco, questa non l'ho tagliata, non l'ho incisa, ricordatevi di farlo perché altrimenti potrebbero esplodere con il vapore stesso che producono all'interno,
e creeremo una salsina di accompagnamento al Flatiron Steak. Ok, inseriamo le melanzane vicino alle braci e le facciamo cuocere. Le melanzane le apriamo dopo che sono cotte. Per vedere se sono cotte abbiamo semplicemente piantato uno stecchino dentro e visto che siano tenere, no? Vedete, si rattrappiscono. È un modo veloce e comodo per cuocerle senza grossi problemi, senza margini di errore, voglio dire, no? Apriamo a metà la melanzana. Vedete come rimane bella bianca cotta così al cartoccio? E andiamo a togliergli la polpa che la mettiamo nel frullatore. Gli sfoglio dentro la maggiorana. Qualche ciuffettino di prezzemolo, un po' di sale, olio e facciamo una crema. Avrà il sapore leggermente di affumicato perché la cottura così sulle braci gli conferisce quel sapore leggermente affumicato. Un po' di spezie barbecue che danno ancora un ulteriore affumicato. E frulliamo il tutto. Prendiamo la nostra Flatiron Steak che abbiamo cotto più violentemente delle altre carni, no? In modo tale da lasciarla con una cottura più rapida. Andiamo a impietarla con la crema affumicata di melanzane e un filo d'olio e un po' di sale. Ok, tiriamo via dallo spiedo. Fate sempre riposare la carne, adesso io non lo faccio, vado diretto, ma sarebbe opportuno coprirla con della stagnola e lasciarla riposare un quarto d'ora, 20 minuti prima di affettarla. Poi nel piatto andiamo a mettere la crema di melanzane affumicata. Andiamo a scaloppare la nostra carne. Che appunto deve essere tenera tenera, vedete come si taglia facilmente. Il punto di cottura accontentate sempre un po' tutti, no? Questa qua è come deve essere bella rosa, ma ci sono dei pezzi anche più sottili perché abbiamo scaloppato in modo diverso e magari il pezzo più sottile, per chi ama la carne leggermente più cotta, potete servire il pezzo più sottile. Anche se, ripeto, per essere buona deve essere una carne bella rosata all'interno. Qualche scaglietta di sale affumicato. Un giro d'olio, come una sorta di tagliata, no? Però abbiamo utilizzato un taglio povero, che è appunto la parte della spalla che normalmente viene cotta a lungo. E voilà, e qua abbiamo la nostra Flatiron Steak con la crema di melanzana affumicata.